Buonasera, signor Callori. Allora, siamo qui per poterla intervistare e conoscere un po' di lei, visto che lei da anni che pubblica su YouTube e quant'altro, molti social abbiamo notato che la seguono. Quindi vogliamo chiederle cortesemente se può raccontarci perché ha fatto e ha vissuto 7 anni a Tenerife. Questi 7 anni a Tenerife sono stati, una parola indescrivibile, bellissimi. Però tutto nasce da una delle mie figlie, come tanti conoscono, io faccio il parrucchiere e mia figlia Giada è stata con me tanti anni, precisamente 12 anni. Eravamo una squadra fantastica con Estensore Group e tutta l'organizzazione degli eventi che facevamo in Italia. E a un certo punto mia figlia un giorno mi si avvicina e mi racconta una storia. E la storia era: papà, mi sono innamorata. Me ne vado a vivere a Tenerife. E in quel caso là, lei, signor Callori, cosa ha deciso? Allora, in quel momento c'è stato un panico incredibile perché avevamo insieme o le mie idee, dei progetti di crescita abbastanza importanti. Proprio all'apice del successo, dove tutto girava vorticosamente per quello che accadeva sulla fashion, mia figlia mi dice: papà, ti abbandono, voglio fare nuove esperienze e vado a vivere a Tenerife. Dopo il primo impatto c'è stata una riflessione di 6 mesi. Del tipo? Del tipo che a distanza da quell'evento, 6 mesi, mia figlia partì e andò a vivere a Tenerife. La prima figlia è importante anche come genitore che si può mancare una grande donna e un grande professionista, che adesso, ecco, lei ha un grande negozio a Tenerife, dove va bene tutto quanto. Ma la cosa importante per un genitore, se vuoi, è un genitore d'arte, perché siamo una famiglia d'arte, dove ci stiamo tramandando nel tempo questa creatività. E per me personalmente, pure se all'epoca avevo 50 anni più o meno, fu molto traumatico, ma accettai questa sua decisione incitandola a fare meglio. La seguì moltissimo tra telefono, videoconferenze, dove poi noi come famiglia decidemmo, ci innamorammo dalle sue storie di Tenerife e decidemmo di fare una bella vacanza con mia moglie e l'altra figlia più piccola. Abbiamo fatto questa vacanza dove ci ha segnato perché eravamo, pur all'apice del successo, eravamo stressati per cambiare vita e abbiamo meditato che ci poteva essere un'opportunità meravigliosa. E questo, nel momento del viaggio, dopo il viaggio, abbiamo deciso di dare un tempo di 6 mesi per cambiare vita. In quei 6 mesi abbiamo provveduto a vendere l'azienda, a vendere la casa, a vendere tutto quello che ci legava. Certo, forse questo per seguire un sogno e una figlia, no? Sì, Un cambio di ma vita, lei ha c'era in deciso. me anche questo viaggiatore
In varie occasioni della mia vita ho toccato la Spagna tra amici che vivevano e esperienze di viaggi che l'idea di cambiare paese con una lingua nuova era molto accattivante, era Stimolante. stimolante, molto stimolante. Sì, Poi allora. l'incoscienza al limite per chi cambia un paese, c'è l'entusiasmo iniziale, ma c'è anche da scoprire profondamente il paese dove tu vai con Certo, con tradizioni, le loro culture usanze, diverse. certo. Allora è come se ci dovessimo rimentalizzare e come la mia esperienza ci sono voluti almeno 2 anni di riandare indietro perché adattarsi alle culture locali nel momento che c'è un'emozione di fare Però le posso, mi un'esperienza. scusi signor Callori se la interrompo, ma il fatto di, è come una sorta di risprogrammazione del cervello, ritornare indietro in alcune cose che magari noi da bambini abbiamo fatto, ci siamo anche dimenticati, magari per seguire un successo, in effetti lei ha deciso di non, forse di non avere questo successo, perché l'aveva toccato e ha scelto un altro tipo di tipologia. Sì, qui Qualche credenza sicuramente, ci vuole raccontare tocchi qualcosa? un argomento interessante come aneddoto per intendere. L'entusiasmo che uno ha nel cambiare vita o paese, mondo, vivere un'esperienza che sia piccola, grande, intensa, fa sì che a un certo punto ti accorgi che sei stanco anche di quell'esperienza che ognuno di noi nel suo pensiero e nelle sue immagini di come cambiare vita avvengono. E questa è un'esperienza che posso confermarla solo vivendola e adesso da quasi 2 anni e mezzo che sono qui in Italia. Mi accorgo di avere personalmente molta più grinta perché qui in Italia c'è da fare tanto, c'è da fare molto. Con questa esperienza di Tenerife dove ho potuto meditare e sviluppare tecniche che mi aiutano al miglioramento personale. E in questo momento, a distanza di 2 anni e mezzo, anche che ha superato le mie aspettative, più difficile reintegrarsi in una nazione. Ce la può spiegare qualcosa di questa. Guarda, io ho fatto nell'ultimo video che lo scrivo che pur essendo vecchio, Vabbè, ma lei c'è non è signor. sempre, beh, siamo arrivati a 63 anni, Vabbè, signorina. 63 anni, mi sembra un'età giusta per avere questo tipo di esperienza, Sì, altrimenti non stava qui a rimango raccontarla, no? sempre un sognatore. Proseguendo, un sogno si può realizzare comunque. Allora, nell'abito del successo con il gruppo Estensore Group, abbandonai tutto quanto, però c'è stata proprio un'alternativa al mio ritorno, andando a trovare tutte le persone che conosco in questa beauty, ho incontrato tantissimi estensori dove per mio stupore ho trovato anche i diplomi che io consegnavo all'epoca e le persone a distanza quasi di 20 anni mi ringraziavano ancora che quella filosofia che non è cambiata, è un po' migliorata perché i tempi sono cambiati, però è sempre la stessa e funziona. L'aggregazione a un gruppo, a un qualche cosa, ha fatto la differenza negli anni 90 e fa anche la differenza nel nuovo millennio. Questo per quanto riguarda la sua professione, riteniamo insomma che ci abbia da raccontarci e ci ha sicuramente tante,
tanta esperienza, ma in questo caso noi vorremmo farle un'altra domanda, cioè più che altro ritornare sui suoi 7 anni a Tenerife. Qual è stata la scelta di poter rientrare in Italia? La motivazione perché lei è ritornata in Italia, altrimenti credo che lei sarebbe rimasto a Tenerife. Certo, no, no, questo tocchiamo un argomento molto profondo. Ho vissuto 43 anni con la mia donna che si chiama Flora e è stata una grande collaboratrice, una grande moglie, una grande mamma. Dove noi abbiamo deciso di fare insieme questa avventura di cambiare la nostra vita e abbiamo fatto con tante esperienze, risultati. Il mondo funziona in una certa maniera, si nasce, si vive grandi esperienze e si muore. E Flora, a un certo punto del percorso dei 7 anni, si ammalò di un tumore. E lì, all'inizio, la consapevolezza di avere una malattia non era né da parte sua né da parte mia. Però, facendo tante esperienze, tanti incubi, tante in un paese straniero, dove ti puoi ritrovare senza passaporto scaduto e non accedere più ai servizi che ogni stato offre alle persone malate, è stata veramente una lotta. Ho fatto anche vari video su questo argomento dell'ospedale dell'oncologia, ci sono state molte interviste, anche con dei servizi eccellenti che in Sì. Italia non si possono proprio trovare. E questa esperienza ha fatto sì che alla morte di Flora il progetto l'avevamo fatto insieme e l'isola ha cambiato in me la visione dell'isola. L'isola rimane sempre spettacolare, adesso 2 anni e mezzo qualche volta mi comincia a mancare. Quando l'ho lasciata non tanto, perché c'erano troppi ricordi che non andavano bene. Allora ho deciso di rientrare in Italia e riscoprire la mia famiglia che da 43 anni non frequentavo assiduamente. Ah, che bella esperienza. Okay. Domanda? Fammi la domanda. Che spettacolo, questa la registro. A Le me dici fino cose. adesso non avevi registrato No, ho niente. registrato tutto. Però, allora, per tirar fuori la nostra creatività. Ci possono essere delle tecniche fantastiche, delle volte ci mettiamo con la penna per provare a scrivere qualche cosa, però stiamo inchiodati. Allora che cosa si può utilizzare? Guarda, la parola più stupida o più bellissima del mondo è l'amore. Ho una giornalista intervistante che è una bellissima donna con un carattere fortissimo, all'altezza di un re, e avendo il mio interlocutore di fronte, le cose che riesco a esprimere cambiano. Questo è un esercizio di PNL, perché programmazione neurolinguistica. Se vogliamo migliorare, possiamo trovare degli espedienti per migliorare, in questo caso è registrare un qualche cosa per poi scriverlo per farlo rimanere per sempre a disposizione di tutti quelli che ne hanno bisogno.
Quindi lei, signor Tallori, ha deciso di voler scrivere anche un libro subito dopo. Sì, questa è un'idea che è stata abbozzata negli anni passati, però il progetto già era importante. Alla morte di mia moglie ho conosciuto una ragazza, che non posso dire il nome, dove ho avuto questa grande storia d'amore, perché dopo una malattia stai un pochino a pezzi, non fisicamente ma mentalmente. Una grande storia d'amore dove si parlava di parole e il libro già nacque 2 anni e mezzo fa, più o meno. Nel repertorio ci sono delle foto del Ah, sì. libro. Buonasera, signor Callori. Allora, questa sera. Buonasera, signora Mantella. Allora, questa sera continueremo, diciamo, questo viaggio sempre di 7 anni a Tenerife, perché ancora non l'abbiamo completato. E siamo rimasti che bel ricordo del fatto che sua moglie si ammalò. Voglio prenderlo da qua perché è un suo percorso di vita e quindi capiremo un po' più chi è lei. Sì, si ammalò e iniziò un'avventura della malattia in generale, in questo caso specifico, mia moglie. E io personalmente sono stato sempre un curioso e ho cercato sempre di informarmi quando accadeva qualcosa nella vita che non conosci, per esempio quando ero ragazzo per imparare in bicicletta, mountain bike, mi comprai un libro e da lì lessi come bisognava condurre la bicicletta o andare per funghi, comprarsi un libro e imparare la bussola, come funziona il territorio, eccetera. Allora, tutte le volte che mi accade da sempre un qualche cosa, studio un qualche cosa, Che la colpisce ovviamente, ma certo. no, sempre per trovare delle soluzioni per migliorare un qualche cosa. Andare in bicicletta è una cosa, averci una malattia in casa è un'altra, e nasce la paura, ma la paura nasce sempre quando non si conoscono le cose. Allora io mi dico, allora se imparo un qualche cosa di Facile, come certo. funziona, perché la malattia del tumore, qualsiasi che sia, è una bella bestia per tanti. Abbiamo adesso ultimamente un sacco di personaggi pubblici, ma quante persone non sono pubbliche e soffrono loro e tutte le persone che lo circondano da questo? Beh, certo, questa è una bella riflessione che molte persone dovranno anche fare, perché non pensi o non credi a questa cosa, ma non è che tutti arrivano, anche perché molte persone, secondo me, questo è un mio pensiero, hanno la paura e quindi non la sanno affrontare, no? E credo che forse lei ha qualcosina di speciale, forse nel suo repertorio di esperienza, da poterci donare a noi, a me e Sì, ad no, altre altre no, persone. guarda, tutti sanno che da molti anni frequento buddismo e da quello nasce proprio lo studio della nascita, del vivere, della malattia e della morte. E in quel momento, dopo tanti anni di pratica,
accade una malattia che ti apparteneva, nel senso che dovevi viverla. E con tutta la filosofia che praticando a me personalmente la felicità e l'infelicità si moltiplica per 10. Ce lo spieghi, signor Callori. Ecco, moltiplicare per 10. Io adesso seguo sempre quell'onda naturalmente, un po' mascherata, un po' da pagliaccio, un po' da saltimbanco, il famoso cantastorie del Callori, è tutto legato poi al format musicando, musicando non è altro che un atteggiamento per sentirsi felici. E riallacciandomi alla morte, che è un qualcosa che non conosciamo e ci spaventa tutti quanti, ognuno può trovare un espediente per superarlo. Perché quando presi consapevolezza di questo, pur praticando da tanti anni, con una mentalità proiettata al benessere di tutto il mondo, mi scontravo con che il dolore era enorme e provai tantissime tecniche e poi un giorno avevo tolto già tutto intorno a me. L'unica cosa che rimaneva è praticare quella disciplina tutti i giorni fatta bene e decisi di smettere perché vivere l'infelicità per 10 è molto duro, come la felicità per 10 Certo, naturalmente, l'equilibrio. perché il buddismo ti dà una grande opportunità di essere una persona profonda e non superficiale, questa è la base di tutto. E dichiarai tutto questo anche alle organizzazioni, ai miei responsabili, che avrei fatto questo gesto proprio perché la infelicità mi distruggeva. E così ho fatto. Quindi lei ha trovato una formula per essere felice e non infelice. Quindi superare la morte di sua moglie, quindi una figura molto importante, molto probabilmente questa disciplina gli ha dato questo equilibrio. Ma il Ma paradosso. mi permetti, mi scusi, ma pur sapendo che lei faceva il parrucchiere, cioè fa il parrucchiere da tantissimi anni, da quando era bambino, ma come faceva a fare tutte e due? O ha dovuto rinunciare a un qualcosa? Allora, il parrucchiere sicuramente fa parte un retaggio antico di creatività, essendo un curioso, avendo scoperto di essere un creativo dalla giovane età, mi sono dilettato a migliorarmi in questi tantissimi anni, come i percorsi che possono fare qualsiasi persona. Naturalmente un pizzico di spiritualità è fondamentale perché non si può, non si può. Uno deve avere fede, come parola fede, qualsiasi che sia, Certo, ma la fede fede. abbraccia qualsiasi situazione, no? Sia la Certo, fede sul lavoro, su certo. un sentimento, in questo caso anche sulla religione, insomma, fede è una bella parola. Quindi. L'atteggiamento di aver superato brillantemente, dopo qualche anno naturalmente, è che un giorno mi sono alzato e ho detto: perché non vedere la mia vita come un attore? E allora la malattia, ho girato il film
di questa malattia, non mi soffermavo nella sofferenza specifica, ma giorno dopo giorno mi scrivevo come se quel giorno diventasse l'ultimo giorno della mia vita, nel senso, e poi ce ne ho avuti tanti di giorni, nel senso, non è che la malattia è stata distruttiva tutti insieme, è stata molto graduale, piano piano, e noi esseri umani ci abituiamo anche a vivere una malattia, una persona invalida, eccetera. L'ultima esperienza, mia mamma, dopo 40 anni ho potuto frequentarla per 2 anni e accompagnarla molto serenamente al suo destino. Con questo concludiamo, signor Callori. È stato Grazie. veramente, veramente Lei specifico, è ma ritorneremo sull'argomento perché ho molte altre domande da farle. perfetto, Per il grazie momento, e ci vediamo alla prossima puntata. d'accordo. Grazie, signor Callori. Ciao.